Salve e benvenuti per gli aggiornamenti di questa settimana con le notizie più importanti su Papa Francesco e dal Vaticano. Il Vaticano ha annunciato la creazione di una commissione per la ricerca e la catalogazione delle storie dei martiri cristiani del terzo millennio. In una lettera Papa Francesco ha affermato di aver istituito la Commissione dei Nuovi Martiri, Testimoni della Fede, all'interno del Dicastero delle Cause dei Santi. Il compito della Commissione sarà quello di creare un archivio delle vite dei martiri cristiani, cattolici e non cattolici, uccisi nell'ultimo quarto di secolo. Papa Francesco ha anche spiegato che non sta modificando il diritto canonico sul riconoscimento formale del martirio nella Chiesa cattolica, ma vuole che le testimonianze di coloro che sono stati uccisi perché cristiani stiano fianco a fianco con i martiri ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa. Papa Francesco ha incontrato l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton in udienza privata a Casa Santa Marta. La delegazione di Clinton comprendeva diversi americani di spicco, tra cui Alex Soros della Open Society Foundation. La sala stampa della Santa Sede ha descritto l'incontro come un'udienza privata con Clinton e la sua delegazione. Ha fornito foto, ma nessun'altra informazione. Über den Inhalt der Gespräche wurde nichts bekannt gegeben. Il Santo Padre ha rinnovato il suo appello al dialogo in Terra Santa per la pace e la riconciliazione tra israeliani e palestinesi. Francesco ha fatto riferimento alle recenti tensioni in Cisgiordania. L'esercito israeliano aveva effettuato un'operazione militare per confiscare e distruggere armi in un campo profughi. In reazione all'operazione israeliana, 7 persone sono rimaste ferite, 3 gravemente, in un attacco con un'auto a Tel Aviv, in Israele. 7 Menschen verletzt, 3 davon schwer. Der Vatikan hat das Il Vaticano ha pubblicato il programma di 4 giorni di Papa Francesco per il primo viaggio apostolico in Mongolia a settembre, dove il pontefice incontrerà i leader del governo locale, si impegnerà nel dialogo interreligioso e celebrerà la messa per la piccola popolazione cattolica del paese. Il motto di Papa Francesco per il viaggio è sperare insieme. Il pontefice arriverà a Ulaanbaatar, capitale della nazione, la mattina di venerdì 1 settembre. Tornerà a Roma il 4. Grazie per aver seguito Vatican Update di questa settimana. Rudolf Gehrig per IWTN Vaticano.